Sì, lo sento. Avverto il loro odio chiaramente e ne sono fiero. Del loro rancore mi nutro e dei loro risentimenti vado orgoglioso. Più sono odiato e più mi sento potente! This is an emergency. Welcome to Cyberkin World. We're 3 minutes away from a positive signal. Benvenuti su Pianeta Console. Oggi facciamo un unboxing che non ha niente a che vedere con i videogiochi, anche se prossimo all'uscita un nuovo capitolo dei Saint Seiya. Unboxing Action Figure Midcloth X Cancer, come vedete. Copertina frontale con Cancer, il logo Tamashii, il logo Bandai. Laterale Cancer nella sua classica mossa strati di spirito. Dietro vediamo sempre Cancer ovviamente e diverse posizioni dove poterlo mettere. Vediamo se si vede anche la possibilità di, con un po' di luce, cambiare eventualmente a piacimento il volto. Lateralmente ancora abbiamo sempre il simbolo del suo segno zodiacale sopra, direi niente. Questo si toglie, vediamo questo box, che è importante che dentro sia tutto perfettamente integro, ed ecco l'action figure. Primo strato, troviamo Cancer con la spalliere, i bracciali, queste dovrebbero essere sì le ginocchiere, anche qua abbiamo caviglie, questi sono quelli da mettere poi sulle mani. Secondo strato troviamo il pettorale e la cintura. E poi alcuni pezzi, penso, come probabilmente questo, siano per metterlo sul simbolo del segno zodiacale. Ovviamente la maschera. Qui invece possiamo vedere le diverse espressioni del volto. La telecamera purtroppo non riesco ad abbassarla. Il mantello, le mani, e poi abbiamo, vabbè, le istruzioni che penso non ci serva neanche aprirle. Allora, intanto proviamo ad aprire il primo pezzo. Questo è un'uscita di luglio 2013. Giugno-luglio 2013, in realtà in Italia la versione europea, italiana, è arrivata ad agosto, più o meno, inizio agosto. Prendiamo l'action figure. La differenza, vabbè, ma lo saprete, no. I midcloth, per così dire, vecchi, a quelli nuovi è veramente sbalorditiva. Ora, al di là del corpo nudo che non dice assolutamente niente, una volta montato sono fatti molto più longilini rispetto alle versioni precedenti. Poi prenderò anche un Cancer versione vecchia per poterli confrontare e capire cosa c'è di diverso. Intanto proviamo a montare questo. In pratica questo si toglie e si apre così. La cosa bella è che entrambi i due pezzi sono in metallo, quindi non c'è la solita parte che va ad unire l'altra in plastica come poteva succedere nei midcloth vecchi.
proseguiamo e vediamo di... questo non va dietro. Sì, perfetto. E poi c'è questo, che anche questo è il dorsale in metallo che va dietro nel forellino, che non vedrete sicuramente, sì, qui. Al contrario. Ok. L'incastro anche qui. Perfetto, veramente. Fino ad ora. Tamashii promossa. Ok. Oh, questo non me l'aspettavo allora. Io lo sto facendo, lo sto aprendo per la prima volta qui con voi. Vediamo il cinturone meravigliosamente mobile. Scusate, la luce oggi questi problemi. Allora facciamo così. Tac. Tac. Ora si vede. Vediamo che è tutto completamente in metallo ed è snodato in un certo senso, fatto veramente bene. Ma la cosa che non mi aspettavo non è tanto questo, quanto ovunque io l'abbia messo, eccolo qui, questo. Perché? Perché è in metallo. La parte che va ad unire, come dicevo, di solito tende sempre ad essere in plastica, invece con questo sistema di aggancio, che è una plastichina mobile, hanno fatto veramente una piccola genialata. Questo è dall'altro braccio, quindi qua il destro va sul destro e il sinistro va sul sinistro, perché ci hanno fatto una specie di gomitiera che è calcolata perché il destro appunto stia dalla sua parte e viceversa. Allora, qui vediamo i due Midcloth, la versione... prima versione Midcloth e la versione X. Per fare una piccola comparazione, chi ce l'ha già sapeva quali erano più o meno le differenze. Questo è un po' più ridotto, meno slanciato, questo è decisamente più definito nei dettagli, più fatto meglio, ecco. Le conclusioni sono: questa edizione è fatta in modo veramente eccelso, per usare un parolone. Tutti gli incastri vengono veramente attaccati alla perfezione, non danno alcun tipo di problema, non si staccano. Diciamo che è un prodotto, secondo me, per gli appassionati del genere da acquistare. Perché, ripeto, il livello di dettagli e precisione negli agganci dei vari pezzi è assolutamente perfetto. Andiamo a vedere anche quali sono le parti in metallo, come il gambale, la ginocchiera e io la chiamo la cosciera, diciamo la parte sopra il ginocchio, tutto in metallo. Questa parte qui sotto invece è una parte in plastica. La cintura è completamente in metallo. Il pettorale è completamente in metallo. I bracciali assolutamente tutti in metallo. Le spalliere anche queste sono in metallo. Il copribicipite è in metallo. Qua le uniche cose in plastica, faccio prima dire questa, allora, sono la corona, la maschera e questo appunto che abbiamo già detto prima, parte sotto. Per il resto è assolutamente un prodotto, ripeto,
da acquistare per i collezionisti. Un ringraziamento particolare va a cartolerialostregato.com perché me l'ha fatto avere ad un prezzo veramente scontato. E noi invece ci vediamo su pianetaconsole.com nell'eventualità anche in cui vogliate scaricare, qualora possediate la PS Vita, ci sono centinaia di wallpaper per PS Vita da scaricare gratuitamente. Per quel che ci riguarda, un saluto con i prossimi unboxing. È tutto, ci vediamo con i prossimi video.